qui poi è dove si terrà la cerimonia di inaugurazione. Mia mamma che fa un po' di foto. Piri. C'è tutto il gruppo, insomma. E lì dentro si possono un po' intravedere, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Si riescono un po' a intravedere alcune piante. Attendiamo l'inaugurazione. Ciao amici, come state? Bentrovati nel video dedicato al 14° raduno del bonsai e sui secchi organizzato da Crespi Bonsai. Il video che vedrete a breve non penso renda giustizia a quello che è stato uno degli eventi più attesi dell'anno. La quantità di bonsai esposti era veramente importante, così come le persone, gli artisti che vi hanno partecipato, e quindi è stato veramente complicato riuscire a mettere insieme un video che desse giustizia a tutte quante le opere esposte. Come vedrete, non ci saranno solamente bonsai, ma anche sui secchi e vasi. Ho deciso quindi di fare un video un pochettino più artistico, diverso dal solito. Spero vivamente che vi piaccia, quindi godetevi il video, noi ci vediamo nei commenti. Grazie infinite, a presto! Buonasera. Gentili signore e signori, sono sicuramente lieto di essere presente oggi alla cerimonia di inaugurazione del 14° raduno internazionale del Bonsai e sui Secchi, Crespi Cup 2023. Innanzitutto desidero ringraziare vivamente il signor Luigi Crespi, signora Susanna Crespi, tutta la grande famiglia e team di Crespi Bonsai per il gradito invito che hanno voluto rivolgermi per l'impegno profuso nell'organizzazione. Naturalmente ringrazio anche tutti coloro che, autorità incluse, si sono prestati a collaborare per l'allestimento e la promozione di questo evento. Infatti saranno presenti grandi ospiti e artisti internazionali, tra i quali l'illustre maestro bonsaista Kunio Kobayashi, altri talenti come Minoru Akiyama e Nobuyuki Kajiwara. Molti aspetti delle diverse culture rappresentate hanno radici molto antiche, e sono sicuro che, conoscendo un po' più da vicino l'arte e la tradizione giapponese nelle sue principali espressioni, tutti coloro che visiteranno la manifestazione potranno avvicinarsi maggiormente alla cultura del mio paese e creare nuovi legami tra Giappone e Italia.
questo penso sia il primo unico Penjin che ho visto. Interessante. Quindi non voglio che tutti insieme, non solo da parte loro, ma anche da parte nostra, riusciamo a diffondere sempre più questa cultura del bonsai nel mondo. My wish.